Cosa? C'è stato l'avvocato della Juventus, lo ricordo benissimo, che dopo la sentenza sportiva disse che in fondo era una sentenza equa. Equa, assolutamente. Questo, sì. Allora, qui entriamo in tutto un altro discorso. Probabilmente, ormai è il segreto di Pulcinella, c'è stata una guerra interna alla famiglia Agnelli per cui devono fare fuori Giraudo. Allora avete vinto tu, avete vinto voi. Allora mi arrendo io. Ma voi portatemi una telefonata di Moggi in cui chiede un favore a un arbitro. Innanzitutto non ci sono telefonate. Ma c'è di Moggi e Paparesta? Allora, non è una telefonata di Moggi a Paparesta, è una telefonata di Paparesta a Moggi, in cui Moggi gli riattacca al telefono e si scusa, in cui lui ci si scusa per tutti gli errori che aveva combinato il Regina Juventus. Dico, ma l'episodio di Moggi a Reggio Calabria, con Paparesta? Quale episodio? Dello spogliatoio? Sì. Ancora siamo a quello, è stato dimostrato processualmente che non è vero, è una millanteria telefonica. Mi arrendo. Sono 5 testimoni che hanno testimoniato, l'assistente, quello, quell'altro, tutti quelli che stanno lì. Tra l'altro nessuno si ricorda che in quelle intercettazioni, le stesse, Moggi in una prima intercettazione con una signora dice: l'ho chiuso a chiave nello spogliatoio e mi sono portato via le chiavi in aeroporto. 10 minuti dopo, parlando non so con chi altro, dice: lo volevo chiudere nei spogliatoi. E proprio c'è anche il commissario di campo, dirò di più, che Paparesta, dopo che Moggi dice per telefono con Giraudo, dopo quella partita, lo faccio sospendere per 3 mesi, la settimana dopo arbitra in Serie B, la settimana dopo riarbitra in Serie A. Recalbuto, che viene accusato di aver aiutato la Juventus a Roma in quella partita, per 8 giornate viene sospeso, e questi dati sono stati portati al processo e sono stati dati inconfutabili perché sono sulle carte. Vi racconto un'altra cosa. E poi chiudiamo questo almeno per il momento. Dai. Io devo salutarvi, però, scusate. Enrico, già ci saluti. Come? Purtroppo avevo avvertito che avevo un impegno. No, ma non perché ti vuoi sottrarre a questo dibattito. Senti quest'altra cosa, poi ci saluti. Vai, Antonello. Allora, le squadre che hanno usufruito di squalifiche avversarie, no? Si diceva che la Juventus era così potente che faceva squalificare i giocatori delle squadre con cui doveva giocare. Beh, la prima squadra in quella classifica nel campionato 2004-2005 è la potentissima Atalanta, la seconda squadra è la strapotentissima Regina. Poi parliamo di espulsioni in quel campionato, la Juventus è ultima per espulsioni combinate alla squadra avversaria mentre giocavano, due, ultima. Vogliamo parlare dei punti? Allora, con gli arbitri cosiddetti amici, cioè quelli che l'accusa sostiene che facevano parte della cupola, la Juventus fa 1,89 punti di media a partita, benissimo. Con gli arbitri cosiddetti non amici, quindi quelli che non erano del giro Moggi, della cupola, di tutto questo cupola mafiosa, fa 2,63 punti a partita. Lo sapete qual è il miglior arbitro con cui la Juventus fa più punti? Collina. Lo sapete qual è il peggiore arbitro con cui fa meno punti? De Sanz. Collina non arbitrava mai la Juventus. De Sanz. Ma chi non era arbitrava mai? 17 era punti. Accusato. Collina non arbitrava mai. Non so. Dopo la partita. Gianfranco, faccio vedere i dati, però non possiamo parlare di chiacchiere. Non è più arbitrata, su. Ma come no? Collina ha arbitrato persino lo scontro diretto a Milano. Dopo la partita di Perugia non l'ha più arbitrata per secoli. Ma non è vero per niente. Ma sì che è vero. Così come ragazzi, questo è facile scoprirlo. I punti vanno visti da tutte le parti, adesso è inutile. Allora vediamo questi arbitri della cupola invece quanti punti faceva l'Inter. Allora quelli della però non hanno mai arbitrato la Juventus. Allora che ci siano scusa, voglio dire solo una cosa. Sì. Tu Ilario, potresti far sentire, perché io sono rimasto veramente inquietante la telefonata tra Bergamo e la signora Fazzi, che è una telefonata che non può essere una macchinazione infernale diabolica. Io sono rimasto veramente non so se tu sei in grado di poterla. No, noi adesso no, ma la faremo risentire adesso. Scusa Ilario, ma quando torni io ho capito che ho quella telefonata famosa dopo Bologna Fiorentina. Ho capito che è un casino, ragazzi, scusate. Io pensavo di poter fare comunque cioè liberamente come abbiamo sempre fatto. Vedo che non possiamo essere liberi perché qua sta succedendo di tutto, cioè. Perché non possiamo essere liberi? Non possiamo essere liberi perché qui ti arrivano pure a minacciare alla fine, cioè sinceramente. Beh sì, ma non io se ti può essere utile riconosco che il gol di Turone era in fuorigioco. Va bene, Enrico, ti diamo un abbraccio. Però scusa, prima di salutarvi volevo fare i complimenti a Franco Melli. Sì? Che non li ho ancora fatti per la storia dei fluidi. Ah, te l'avevo detto. Lo invito anche a fare a tentare di capire quali sono i fluidi. Ancora non riesco a però riesco a mettermi in contatto con l'entità. Va bene.
A ok, presto. Va bene. Comunque, per noi non finisce qua, nel senso che io capisco che c'è voglia di buttarsi tutto alle spalle. Io lo capisco, però dovete comprendere. Io non ci metto dentro nemmeno Cristiano, perché la mia posizione personale da conduttore dell'epoca di Calciopoli. Allora, io non so se Cristiano approva o non approva, è libero di dire quello che vuole, però personalmente io penso di avere anche un dovere nei confronti dei tifosi della Juventus. Certamente questo non vuole essere un riabilitare nessuno, chi ha sbagliato deve pagare. Io però voglio capirci di più. Per esempio, vi dico che io credevo come e credo ancora come Bedi Moratti, che comunque, come si chiama? Che Massimo Moratti non ci abbia quasi mai parlato se non a Natale e Pasqua con Bergamo. Hai capito? Se l'avvocato Prioreschi tira fuori 50 chiamate di Moratti a Bergamo, mi deluderebbe moralmente. Perché hai capito? Bergamo. Ma adesso non è questione di Moratti, ma chiunque dice Cagliari. Adesso, allora, hai tradito Cagliari da Iglesias, ci stanno scrivendo, ci hai tradito, cioè, ma io ho tradito di che? Scusami, basta leggere i giornali di oggi. Allora, oggi Libero scrive che Cellino ha chiamato 100 volte Bergamo e come si chiama? E 65 volte Pairetto. Ora, poi si sono detti buon Natale e buona Pasqua, buon Natale e buona Pasqua, buon Natale, buon Capodanno e buon Carnevale. Però non stiamo sulle nuvole, però, perché questo succede anche adesso. Ma, cioè, no, se succede adesso è gravissimo. No, adesso, se succede, chi l'ha detto, Collina, ma non può che la succedere. Roma non vuole più Rosetti? Come non può più succedere? No, se succede adesso chi l'ha detto a Collina che l'Inter non vuole più Tagliavento? Qualcuno avrà telefonato, no, per dirglielo, visto che Collina si trova costretto a disegnare un nome internazionale per Roma Inter. Però è sbagliato che Tagliavento non può. Infatti è sbagliato che Tagliavento non possa più arbitrare l'Inter e Rosetti non possa più arbitrare la Roma, tra le altre cose. Però succede ancora oggi. Allora, già questo è abbastanza grave. La gravità di quello che è successo in quegli anni è che aveva un indirizzo, insomma, e non era solo figlio delle proteste momentanee dei presidenti che ci sono sempre state nei confronti dei disegnatori e che ci saranno sempre. Ma scusami, Teotino, io ti prego, guarda, veramente ho stima per te perché sei venuto in trasmissione da noi e abbiamo parlato. Io vorrei avere da te la citazione di una telefonata. Ma non c'ho le carte, quando c'ho le carte le farò. Ma portamela, ci vediamo domani alla stessa ora, io sono pronto. Cioè, non me ne frega niente, veramente non me ne frega più niente, perché sono schermaglie da avvocati, sono schermaglie da avvocati. La verità l'abbiamo già stabilita. La no, verità, ma mi spiace, quella è stata una verità da tribunali bulgari. No, da tribunali sportivi e da tribunali penali, perché ripeto, Giraudo e altri arbitri sono già stati condannati per questi reati. Ma quello l'hanno scelto loro. L'hanno scelto loro il rito abbreviato. Vediamo l'appello come finisce quando si analizza le cose. Vediamo l'appello come finisce, ma comunque anche se l'appello finisce che li assolve, il processo sportivo è finito, è passato. Non è vero, esiste l'articolo 39 del codice di giustizia sportiva, quando avvengono nuovi fatti. Ma non c'è nessun fatto nuovo, ditemi qual è il fatto nuovo emerso finora. Una soluzione ipotetica nel processo penale era un fatto nuovo. Non importa, non è rilevante, anche il processo allo scandalo delle scommesse del 1980 furono tutti assolti e dalla giustizia sportiva giustamente tutti condannati. E io ti cito un altro caso. Non c'era un reato penale, ma c'era un altro caso. Guardiola fu squalificato per doping poco tempo fa, no? Qualche anno fa al Brescia. Tempi di Brescia. È stato poi giudicato innocente e lui ha fatto a riaprire il caso al processo sportivo e ha vinto. Va bene. Perché? Scusami, quindi, Antonello, ci dobbiamo veramente fermare. Però Franco, sono che... 14:05, cioè, poi ci sono anche le scuse di Balotelli ufficiali, quindi è tutto. Ma se no, perché ci sarebbe l'articolo 39? Se non si possono riaprire mai i processi, perché ci sarebbe? Ma quando ci saranno dei fatti nuovi qualcuno, ma non ci sta prendendo la richiesta, allora, dire, perché non c'è nessun fatto nuovo, non lo dobbiamo giudicare né io, né Teotino, né noi giornalisti. Ho capito, ma nessuno si è rivolto all'articolo 39, sono solo io capisco che il processo sta entrando in una fase importante, quindi che gli avvocati della difesa cerchino di fare un po' di casino mediatico. No, non fanno casino mediatico. È loro facoltà e continuassero pure a farlo. Stato a Napoli però, e avessi visto però comincio facce. A credere che hanno ragione veramente quelli che non vogliono più parlare di questa cosa, perché stiamo parlando veramente del nulla. Vabbè, Gianfranco, queste sono parole. Quando le posizioni. Un colonnello dei carabinieri ti dice che l'indagine è fatta sulla Gazzetta dello Sport. Ma non mi importa niente, sarà il tribunale a valutare se l'indagine è buona oppure no. Noi abbiamo rimesso io ripeto, valuto il processo sportivo, poi il processo penale lo seguo con un'attenzione disinteressata, così come l'hanno fatto nel 1980.
la documentazione prodotta per il processo sportivo è incompleta o no? Ma non è vero, era completa. Ma come non è vero? Mancano delle perché non c'è sta telefonata tra Bergamo e la Fazzi, perché non c'era quella Baldini Mazzini. Io dico solo questo. Ma quelli sono stati processi fatti in 14 giorni con un presidente della corte che ha 84 anni, ma come se le leggeva le carte? Va bene, comunque per il momento fermiamoci qua, per il momento. Queste sono le posizioni e fa bene anche Gianfranco a dire Gianfranco può avere ragione. Tutto questo rispecchia, guardate, anche i messaggi che stanno arrivando, no Cristiano? Cioè dove ci stanno dicendo delle cose, se ne stanno dicendo delle altre, insomma, comunque dobbiamo fermarci. Mario, posso finire? Ci sono soltanto con una cosa.